Buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto. In questa micropillola voglio parlarvi delle concentrazioni d'oro. Cosa significa? Le pagliuzze d'oro sono diffuse all'interno dei sedimenti alluvionali. Dovete pensare che nell'arco di millenni, piuttosto che centinaia e migliaia di anni, le montagne, come in questo caso le Alpi, erano sede ovviamente di giacimenti auriferi, ma questi sono stati erosi. Le piogge, i venti, piuttosto che i ghiacciai, hanno trasportato a valle tutti i vari frammenti che potete trovare nel momento attuale nella pianura padana, ma questo caso può anche essere ricondotto al caso dello Yukon, dove enormi attività industriali vengono condotte. L'oro è presente sotto forma di pagliuzze sottili lamelle all'interno dei sedimenti dei vecchi fiumi. Al momento attuale non ci passa più l'acqua, ma si possono ancora capire che i sedimenti erano di origine alluvionale proprio perché ci sono dei ciottoli all'interno, cioè rocce arrotondate dovute all'attrito tra di loro durante le antichissime piene idriche. Come oggigiorno sono molto importanti le piene idriche per la ricerca dell'oro amatoriale, dovete pensare che le piene idriche sono proprio quei fattori che vanno a riconcentrare le pagliuzze d'oro poco dopo le curve di erosione, quindi sono sede poi quei sedimenti di prospezione e anche di coltivazione da parte di amatori, anche la natura nel passato storico ha eseguito lo stesso processo, producendo nel tempo degli estesi giacimenti ricchi d'oro. L'oro è libero ed è diffuso nei sedimenti. Per essere estratto è necessario non solo rimuovere i ciottoli, i quali si consiglia sempre di lavarli accuratamente, bensì anche proprio di lavare i sedimenti rimasti lungo delle canalette. Le canalette non sono altro che sistemi di creatura. Sono molto antichi come concezione, già i romani utilizzavano degli strumenti simili e semplicemente si ricostruisce l'alveo, ma in forma artificiale. Vi è un canale lungo il quale l'acqua viene veicolata, all'interno dell'acqua vi è il sedimento e anche le pagliuzze d'oro. Le pagliuzze d'oro sono molto pesanti. Lungo il canale artificiale vengono installate delle trappole che permettono semplicemente a loro di incagliarsi e di rimanere concentrato nel tempo. L'oro è molto pesante e tende a concentrarsi nei primi centimetri della canaletta. In questo caso, dal punto di vista industriale, si parla anche dei primi metri. Sono canalette molto lunghe e sono canalette poste anche una parallela all'altra. L'obiettivo è quello di catturare la maggior parte dell'oro. Se vi state chiedendo quanto oro viene perso negli impianti dello Yukon, è veramente una risposta difficile da darvi, ma si aggira anche tra il 20 e il 30% di oro perso. Dovete quindi pensare che si perde moltissimo oro, soprattutto se è un'attività industriale, un po' meno se invece è un'attività amatoriale. I problemi principali sono legati ai fattori di controllo. Quanta acqua sto introducendo? Troppa farà volare via l'oro, non si concentrerà. Quanto sedimento sto introducendo? Troppo farà sì che le trappole rimarranno sature e l'oro non si concentrerà. Oppure vi sono dei fattori, come ad esempio l'argilla, che fa sì che vada a perdere dell'oro che rimane incastrato nell'argilla e non passa nelle canalette? Vi sono tantissimi fattori. Quello che voglio dirvi in questo video è che principalmente le attività minerarie basate sulla ricerca dell'oro e l'estrazione dai placer, cioè proprio questi giacimenti costituiti da sedimenti alluvionali auriferi, è molto diffusa. Si tende a preferire rispetto alla coltivazione delle miniere in montagna delle vene d'oro, perché è meno pericolosa e anche il ripristino tende a essere più semplice. Si utilizzano dei meri macchinari per movimentare la terra. Tendenzialmente questa terra non è tutta aurifera nella stessa maniera e quindi bisognerà sondarla preferenzialmente e precedentemente. Lo scavo verrà fatto solamente dove vi sono quei sedimenti ritenibili più auriferi, ma soprattutto si faranno dei conti in tasca prima di iniziare a scavare. Vi sono dei costi ingenti e questi costi principalmente si basano sui macchinari e sui carburanti e solo dopo su invece la crew, cioè tutti gli operatori. Ovviamente vi sono ancora moltissimi terreni auriferi nel mondo che possono essere ancora oggigiorno coltivati, ma non tutti economicamente. È molto importante considerare a quanto si può vendere l'oro e questo bene cambia ogni giorno il suo valore. Si dà il caso che ultimamente stia di nuovo aumentando. Molte attività che prima non erano economiche adesso potrebbero diventarlo. Si dà il caso che questa primavera il prezzo del carburante sia sceso drasticamente. Non per nulla, nello Yukon è iniziata proprio una nuova corsa all'oro. Cioè quella risorsa che magari prima era già presente in terreno, già scandagliato, ma non in tale quantità da essere proficua all'estrazione. Adesso invece lo è diventata. Potete pensare quindi che quasi mai dei giacimenti andranno a esaurirsi completamente.
vi saranno sempre i terreni contenenti dell'oro, ma semplicemente non in quantità economica. Ma magari in futuro questa quantità diventerà economica e quindi è difficile dire non c'è più oro da estrarre sotto questo punto di vista, se non praticamente impossibile. In montagna invece è molto più difficile l'estrazione, soprattutto perché bisogna seguire le vene talvolta. Queste vene si aprono, si chiudono, si espandono, hanno comunque tutto un controllo anche legato alla geologia strutturale. È molto complessa l'estrazione di queste vene e talvolta si raggiungono profondità elevate, con tutti i problemi che comportano. Tornando al discorso delle concentrazioni dell'oro in sedimenti, nello Yukon dovete pensare che tendenzialmente ritengono proficuo al momento attuale anche 2-3 decimi metro cubo. In Italia si coltivano le sabbie aurifere a punto di vista amatoriale con anche 1 grammo, 2 grammi metro cubo, ma sono delle sabbie legate soprattutto agli orizzonti auriferi superficiali, cioè i primi 15 cm di sedimento aurifero, soprattutto dopo le curve di erosione. Ogni piena erode un po' di quella curva. L'oro è molto pesante e viene trasportato pochissimo a valle. L'oro si muove pochissimo, ricordatevelo, e va a accumularsi proprio dietro i ciottoli. In questi contesti si può trovare molto oro, ma dal punto di vista amatoriale non se ne può trovare moltissimo. Invece dal punto di vista industriale è più semplice estrarre grandi quantitativi d'oro. Ovviamente questi grandi quantitativi d'oro saranno molto molto localizzati e in questa maniera non sarà redditizio. Bisognerà invece aprire dei veri e propri scavi, chiamati in inglese cut. Invece le concessioni vengono chiamate claim. All'interno di una claim vi possono essere diversi cut. E questo proprio per spiegarvi come nelle puntate della febbre dell'oro di Gold Rush i cercatori d'oro sono sempre in ricerca e anche in affanno per le concessioni minerarie. Perché una volta che lavano quei sedimenti vengono riposti nella relativa discarica, tendenzialmente un cut precedente, e ovviamente in maniera tale da ripristinarlo. E contengono anche all'interno dell'oro, perché è quell'oro che hanno perso dagli impianti, ma non vale più la pena estrarlo. E inoltre i sedimenti economicamente estraibili magari a un certo punto si esauriscono. Queste attività hanno il problema della continuità, cioè per quanti anni possono sostenere una ricerca dal punto di vista economico? Concludendo questo video, in cui ho voluto parlarvi un po' di alcuni problemi, di alcune caratteristiche delle principali realtà industriali, come possono ad esempio essere lo Yukon piuttosto che in Australia, e andremo successivamente in altri video ancora a ripercorrere, voglio ripilogarvi alcune mie considerazioni e opinioni. È sbagliato dire che un deposito è sfruttato completamente ed è esaurito, ed è sbagliato dire che una punta è completamente stata lavorata e non vi è più oro. È invece giusto dire che è economicamente svantaggiosa la ricerca e lo sfruttamento. Inoltre vi sono diversi fattori, come esempio il prezzo dell'oro al mercato, piuttosto che le tasse, piuttosto che il costo dei macchinari e il relativo carburante, che incidono pesantemente, anche 3/4 come dimensione, sul bilancio complessivo di questo tipo di attività. Inoltre l'oro all'interno di questi depositi, i placer auriferi, è diffuso nei sedimenti. Questo lo rende veramente facile da estrarre senza nessuna sostanza chimica. Questo è a dir poco fondamentale, cioè è oro facile da estrarre e di conseguenza più si lava sedimento e più si riesce a guadagnare oro. Non per niente sono delle attività ad altissima resa e a bassissimo capitale di investimento. Invece le miniere tendono ad essere attività più su lungo termine, magari decennali, ventennali. Un placer aurifero invece no. Tendenzialmente già in una stagione, come anche 3 mesi nello Yukon, un grande cut viene sfruttato fino al bedrock e di conseguenza successivamente non sarà più facilmente estraibile dal punto di vista economico. Vi auguro quindi una buona giornata, io sono Matteo Berto e ci vediamo nei prossimi video. Mi raccomando di non perdervi le puntate precedenti e future, iscrivetevi al canale. Ciao cercatori!